would you be if you had given to protection? Bene ragazzi, buon 50esima puntata con la voce di Ugo Sotto, come al solito. L'assistente alla regia che sbaglia, caro Alfredo. Bene, allora, cari amici. No, io lo difenderò. È lui che ti dà le direttive. A spada tratta lo difendi, Lo difendi a spada tratta, molto bene. Assistente alla regia. Bene, allora, 50 puntate, ci siamo. Siamo arrivati alle 50 puntate, quindi, caro Alfredo, dobbiamo inaugurare. Come abbiamo deciso di inaugurare, caro Alfredo? Lo dici tu prima che racconto due fattarielli? Diciamo, inauguriamo con una trasmissione fatta ad hoc. E siccome chi ci ascolta, chi ci segue fedelmente, una volta sente l'uno, una volta sente l'altro, ma inseriti nelle trasmissioni, abbiamo deciso di ritrovarci e di fare quattro chiacchiere per presentarci un po' meglio ai nostri video e radio ascoltatori e più che altro parlare dei nostri progetti, del nostro futuro come network, che è la cosa più importante in questo momento. Quindi... certamente caro Alfredo, quindi questa puntata è tutta fatta in casa, insomma. C'è una puntata fatta in casa. Allora, sono le 22.02 in questo momento, cari amici. Io inizio subito con una breve rassegna stampa e poi passeremo a chiamare subito, insomma, la persona, il primo ospite, tra virgolette, della serata. Il primo ospite, insomma, caro Alfredo. Comunque, 50 puntate, insomma, è un bel traguardo con questa puntata, no? Calcolando che ci sono le ferie. Qualche problema, qualche viaggio, è già più di un annetto che siamo tutti martedì sera impegnati in questa impresa titanica, che è stata molto piacevole perché oltre ai nostri cazzeggi, mio e tuo, quando non avevamo ospiti abbiamo avuto tanti ospiti. Certo. Abbiamo avuto gli odontoiatri, abbiamo avuto i concertisti, abbiamo avuto il caro Hamza, che ci ha parlato dei problemi con l'Islam e dell'Islam. Poi chi abbiamo avuto? Abbiamo avuto Presutti, che ci ha insegnato che cos'è il bon ton. È vero. Anzi, tra qualche giorno mi dovrei incontrare con lui qua a Bologna. Bene. Ho chiesto se potevo registrarmi e finalmente mi è arrivato una telecamera decente e registra, dice: no, mi dispiace, ma è una cosa solo interna. Ed è giustissima questa frase, perché d'altronde è un lavoro molto interessante il suo ed è molto esclusivo, perché c'è solo lui o pochi altri che lo fanno. Poi ricordami altri ospiti. Caro Alfredo, basta andare su YouTube. Io volevo appunto dire ai nostri amici che tutte le puntate di Don Chisciotte e Mulini a Vento le trovano sulla nostra pagina su YouTube. Basta cliccare su YouTube Radio Saiuz e si trovano i video delle puntate, insomma, i video, no? Insomma, 50 puntate. È un bel traguardo. Ho già in serbo altri ospiti, ma penso per l'autunno, perché adesso faccio un piccolo trasloco, cambio finalmente, come tu mi hai suggerito tante volte, sistema di trasmissione wifi e passo alla fibra ottica, nella speranza che le cose vadano un po' meglio. Domani dovrebbero venire. Perfetto, quindi io potrei consigliare per esempio la puntata 48, c'era ospite Eleonora Montagnani, l'artista, insomma, musicista. Poi abbiamo avuto nella puntata 46 Zappe Ida. È vero, me lo sono dimenticato. La puntata 45 Zappe con Ugo Lombardi e Massimo Bonella.
Poi la puntata, esatto, 44, abbiamo avuto un altro, era il secondo, se non sbaglio, terzo incontro con il dottor Simone Stori, che ci ha tenuto, insomma, certo, bella lezione riguardo. Ecco, perfetto. Puntata 42, Roberto Amsa. Poi abbiamo avuto Presutti, Andrea Rea Mariano nella puntata, esatto, 38. Il caro, insomma, Andrea, che ci ha parlato dei giovani e dell'arte, della cultura, della grafica. Poi abbiamo avuto Franz Campi. E Franz Campi, che ci ha divertito tantissimo. Insomma, il come grande vedi, maestro del palcoscenico com'è. Anzi, gli ho mandato un piccolo messaggio in Facebook e ci fa tanti auguri per questa 50ª puntata. Purtroppo per i suoi impegni non è potuto, non potrà ascoltarlo, ma lo potrà ascoltare in replay. In replay su YouTube, replay, il famoso podcast. Allora, 22.06 in questo momento, io partirei subito con una piccola rassegna stampa, la tengo piccola, ma benissimo, ci sono delle notizie abbastanza interessanti, perché a Milano c'è la corsa di due manager come sindaco di Milano, Sala e Parisi, che ovviamente sono figli della stessi interessi e della stessa crisi politica, se vogliamo dire. Sono due ex direttori, appunto, del Comune di Milano, e si sono, appunto, candidati per la carica di sindaco. Insomma, hanno svolto lo stesso incarico, insomma, hanno un DNA del comune, vengono dal mondo delle aziende, insomma, non sono dei politici ma manager. Però il Fatto Quotidiano.it si pone la domanda: troppo simili? Ci sta, appunto, sul Fatto Quotidiano, interessante video dell'uomo da marciapiede, dove ha intervistato i passanti chiedendo, insomma, se la loro candidatura è il segno della crisi dei partiti. Secondo altri ci sono questioni che contano, insomma, sono d'accordo, insomma, questo, che devono rappresentare anche i medesimi interessi. Però secondo me, attenzione ai rumori, secondo me c'è un fattore importante. Ma è passata un Harley Davidson qua vicino, ragazzi. L'ho sentita tutta quanta, l'ho sentita. Perfetto. Comunque i manager non è che risolvono i problemi dei partiti, l'abbiamo visto. Un'altra interessante notizia, è una disgrazia per l'Italia, è il fatto che devi sapere che noi, l'Italia è stata, aspetta che se trovo, l'Italia, insomma, è stata, insomma, come si dice, non condannata, ma comunque, insomma, siamo stati accusati dall'Europa per il fatto dell'Ilva di Taranto. Ma guarda, guarda che novità. Quindi, insomma, ci sono stati questi problemi, ci sono questi problemi. Un articolo interessante che trovate sempre sul Fatto Quotidiano. Un'altra cosa che poi volevo dire, perché sono già le 22.09, interessante, finiamo qui e chiamiamo subito il primo ospite. Ah, ecco qui, l'Ilva, insomma, la Corte di Strasburgo processa l'Italia perché non ha protetto la vita di 182 cittadini. Questo volevo dire, mi stava sul gozzone e l'ho detto. Immagino, e poi immagino. L'altra notizia, una notizia più per il Fatto Quotidiano, riguardo i media, è che l'editoriale del Fatto Spa e la Zero Studios di Michele Santoro, in poche parole Michele Santoro con la sua Zero Studios acquisisce il 7% dell'editoriale del Fatto Spa. Dice che ci sono preludi a sviluppi futuri, staremo a vedere. Bene, caro Alfredo, io chiamerei subito il primo ospite della serata, e è un ospite graditissimo, perché sto guardando nella webcam, testa di caso, come si è vestito. Lo manderò proprio in diretta questa sera. Mi sembra Jimi Hendrix. Jimi Hendrix, perfetto. Chiamiamo subito in diretta Luca. Caro Luca, vediamo se riesco a chiamarlo. Aspettiamo un attimo se riesco a chiamare Luca, vediamo, eccolo qua, vediamo se lo posso chiamare. Senti rumori, perché non mi ricordo se devo chiamarlo sul telefono o su Skype. Luca,
Ed eccoci qua il nostro Luca. Luca, come buonasera va? È una bellezza, guarda, ero bello spaparanzato sul divano quando ho visto una chiamata dal nulla. Ma chi sarà mai che chiama su Skype? Chi è così moderno? Lo sapevo. Come siamo state? Noi? Siamo benissimo, stavo, Luca. Volevo stavo sentire. Seguendo, tra l'altro. Aspetta un attimo. Aspetta un attimo perché c'è un problema che non ti sento, no? Allora dico un attimo soltanto, Luca, che riprendiamo subito la conversazione. Allora, stiamo dicendo, no, noi abbiamo ricordato dall'inizio queste 50 puntate di Don Chisciotte e i mulini a vento, perché in fin dei conti 50 puntate non sono poche, quindi insomma è per questo abbiamo pensato di fare queste 50 puntate chiamandoci tra di noi, parlando tra di noi, insomma intervistandoci, perché di solito noi intervistiamo sempre tutti quanti, diamo spazio a tutti, ma almeno dare spazio a noi stessi, insomma, questo è fondamentale. Mi sembra giusto. Ogni tanto ci prendiamo i nostri spazi, un po' come le fidanzate, no? Che si prendono i loro spazi, uguale, esattamente la stessa cosa. È perfetto, Luca. Io ho chiamato il grande mitico nostro Don Chisciotte e i mulini a vento. Don Chisciotte, ci sei? Pronto? Non sento Don Chisciotte in linea, ma non capisco stasera che sta succedendo con è il bello della diretta. È il bello della diretta di chiamare. Ah, caro Alfredo, se non ci sei, batti un colpo. 22:12. Sento i rumori, però non sento... No, forse sei tu che sei i rumori. Ah, sì. Aspetta, sto fermo allora. Non mi muovo. Vediamo un attimo, no, non ti muovere, vediamo se Alfredo lo sentiamo, perché c'è un problema di linea, non so perché, abbiamo avuto un grosso problema di linea stasera. Ci manda un messaggio, tra l'altro. Ecco, no, insomma, lo aggiungo alla conferenza, adesso vediamo se lui riprende la linea. Niente, non riesco ad aggiungere. Non puoi averci contemporaneamente, la rete non ci sopporta. No, perché anche perché questa sera devi sapere, Luca, che noi abbiamo fatto un test con VG, quel nuovo programma. Sì, me ne hai accennato. Ecco, accennato. E quindi ho cercato di chiamarlo così, insomma, di chiamarlo su VG, ma insomma, dicono che non funziona bene, non ci sentono, è troppo forte, bisogna che trovo un altro sistema. Allora Luca, innanzitutto noi ti abbiamo chiamato perché vogliamo che parli un po' della tua trasmissione, quella che è partita ormai da qualche settimana, che è questa che è importante. Non diamo conto a quello che succede, metteremo a posto, perché sai che c'ho un grandissimo assistente alla regia che è testa di caso, quindi lui ci penserà a mettere a posto la situazione. Tu raccontaci un po' di questa. Siamo in ottime mani. So io che inguaio sempre tutto. So io che faccio, creo problemi. Però in questo caso, Luca, Social Evolution, partiamo dal titolo. Esatto, ma come tu pensai, io purtroppo, per fortuna, non curo solo quel programma, ma curo tutta una serie di cose all'interno di Radio Science, mio malgrado, no, scherzi a parte. E Social Evolution nasce proprio dall'analisi che abbiamo fatto tutti quanti su che cosa, su quello che è il mondo della rete, dei social, appunto, come dice la parola stessa. E quindi, partendo da questo presupposto, abbiamo pensato un bel giorno di creare un programma ad hoc. Quindi, dopo essermi fatto un po' le ossa con i due compari più uno del lunedì sera, che anzi saluto Gianluca e Priscilla, che stanno facendo veramente un ottimo lavoro senza di me, il giovedì ci siamo dedicati a questo nuovo format,
che tra l'altro, per quello che ne so, è unico nel suo genere, perché non esiste un altro format al momento presente, quindi non c'è altra radio, TV o quant'altro che appunto affronti come affrontiamo noi appunto questo tipo di programma. Noi che cosa facciamo, caro Saiz, se ci sei ancora, se non sei scappato via? No, io sono sempre qua, sempre qua. Noi semplicemente andiamo a intervistare, chiacchierare, conoscere meglio ancora chi c'è dietro queste pagine Facebook, Twitter e quant'altro, così seguite e rinomate dalla rete. Quindi andiamo veramente a pescare tutte queste appunto pagine, persone che hanno creato magari dal nulla dei contenitori di intrattenimento che stanno riscuotendo tanto successo sulla rete, e noi semplicemente gli diamo voce sul nostro piccolo network che è Radio Science, e quindi da questo punto di vista ci divertiamo, insomma. Facciamo anche delle belle scoperte. Belle scoperte. Se sentiamo Testa di Caso che scrive quando digita sulla tastiera, non solo partecipa alla regia, ma si dà anche da fare a creare questi sottofondi. Sottofondi, ma perché dice che insomma mancava un sottofondo musicale che non l'ho messo, quindi dico può anche saltare sulla tastiera, già che c'è, ma senza problemi. Dice... Ma non vi piace? Un zappato. Non vi piace? Zappatura. Alfredo, chiedo scusa che non sento Alfredo. Ma dite Alfredo di aprire il microfono magari. No, è che c'è stato un passaggio da bugie. No, non è un passaggio generazionale. Non cercare di trarmi, sei il solito tranello che poi facciamo così. Comunque, dai. Adesso cerchiamo di eccoci qua, è arrivato il caro mitico Alfredo. È stato il momento tra il passaggio di Vusci e il passaggio su Skype, certo. Ok, caro Luca, ben arrivato. Stavo ascoltando Alfredo, comunque l'intervista rapito che ti sta facendo Rosario. Vai avanti, Rosario. Ecco, no, già abbiamo fatto un po' raccontare un po' quella che sta combinando, insomma, com'è nata sta trasmissione, che cosa sta combinando il caro e mitichino Luchino. No, è mitichino, con le mitichine, per l'amor del cielo. Ci stiamo divertendo, caro Alfredo, caro Saiz, proprio perché con questo programmino qua abbiamo, insomma, siamo giunti alla sesta puntata, adesso... Questa settimana appunto vedrete chi sarà l'ospite, c'è già l'evento tra l'altro sulla pagina di Radio Science, e quindi insomma dopo domani faremo, diciamo, un'altra conoscenza di questi due ragazzotti giovanissimi tra l'altro, che insomma in tutto questo mare magno della rete hanno creato anche loro un bel contenitore di intrattenimento appunto. E insomma, da questo punto di vista ci stiamo divertendo. Il bello della rete, che tra l'altro ci porta anche un seguito, se vogliamo, diverso dal nostro, questo seguito lo riscontriamo durante le dirette, dove appunto ci chiamano, come è già capitato in più di un'occasione, ci scrivono tantissimo, e quindi insomma da questo punto di vista ci dà veramente molta soddisfazione, perché diamo anche possibilità ai fan di quella pagina di parlare e di scrivere direttamente con loro, quindi insomma da questo punto di vista ci piace, insomma, come si sta sviluppando quello che di fatti è un format che è nuovo non solo per noi ma per tutti, veramente innovativo, se vogliamo, purtroppo per fortuna è al passo coi tempi, se vogliamo, perché ormai si va in quella direzione. Indubbiamente ci stiamo divertendo, a parte io e Rosario che siamo due dinosauri. Bisogna che si vada al passo coi tempi, sempre qualcosa, perché il pubblico è vario e giovane. Dalle statistiche sembra che finalmente l'età si stia abbassando, che segue YouTube, che segue i nostri programmi, quindi bisogna assolutamente fornire cose giovani e piene di interessi dei giovani stessi, ecco. Esatto, colgo anche l'occasione per dire che non è un caso se c'è stato su Radio Science un'inversione di tendenza, anche perché, come penso sappiate tutti quanti, ci siamo mossi un po' più o meno all'unisono, diciamo così,
Ma per primo per andare a vagliare, diciamo, nuovi bacini d'utenza che magari fino a quel momento, paradossalmente, pur essendo una web radio, non avevamo mai forse considerato appieno. E quindi ci stiamo divertendo bene, anche da quel punto di vista. La pagina cresce, i post, non so se avete, tra le varie cose che faccio, seguo anche i post che quotidianamente trovate sulla pagina Facebook di Radio Science. E quindi da questo punto, dove tra l'altro anche lì riscontriamo un bel seguito, un bel successo, i big like, come li chiamano. E quindi dai, ci stiamo veramente mettendo anima e corpo comunque in un bel progetto dove appunto finalmente abbiamo anche un ritorno in termini di considerazione dalla rete, che ci scrivono, mi scrivono spessissimo, questo mi fa molto piacere. E insomma, dai, da questo punto di vista non ci lamentiamo. Il bello di Social Evolution è che non ha una scadenza, nel senso che al momento siamo partiti, ogni puntata è un'avventura, e il bello della rete è che ha sempre qualcosa da offrire, quindi siamo molto variegati ed eterogenei. Saluto Priscilla, che spesso il giovedì mi accompagna, e ovviamente... Che stasera, scusami, non è con noi, non può essere con noi stasera. Ok, ah giusto, e saluto ovviamente anche te, Saius, e testa di caso che durante tutte le dirette, tra l'altro, siete presenti dietro le quinte, diciamo così, e non solo. Comunque ti sta ascoltando anche Gianluchino, senti che dice tanto guardando che si è giunto anche il momento che io passi la palla a qualcuno, sì, è orario, che adesso chiameremo Ugo Lombardi o Antonella, chi interviene, e Gianluca, e diciamo, è come la ciliegina, me la sono conservata per ultimo perché Gianluca non gli bastano 10 minuti, lo sai benissimo, e quindi ma guarda Rosario, noi chiudiamo tutto, lasciamo i microfoni aperti, i microfoni aperti, comunque salutiamo, come si suol dire, l'ultimo che esce spenga la luce, perfetto, dei fumetti, perfetto. Comunque Gianluca si sta sbracciando, insomma, dice non mi saluti, no? Allora, salutiamo il mitico e mitichino Gianluchino, non ho fatto in tempo, ci sta scrivendo in chat. Giovani, non vedo la chat. A me non mi saluta proprio, ormai ha scalzato il mendichino Gianluchino, ha scritto in chat. Già hanno fatto carriera. Hai fatto carriera, no. Quindi. No. Va bene, ragazzi. Bene. In realtà l'ho già salutato Gianluca all'inizio, facendo i complimenti per lunedì sera, per Priscilla. Priscilla, che ha questo ruolo un po' ambiguo, tra l'altro, perché passa tra una puntata e l'altra, tra un programma e l'altro, per inciso. Comunque, ragazzi, complimenti a Don Chisciotte e Mulino a Vento, che comunque è arrivato ridendo e scherzando alla 50ª puntata. Quindi, insomma, complimenti per la longevità e anche per i contenuti. Grazie, ma è tutto merito del nostro trainer Rosario, Sì, comunque, insomma, continua a scrivere Gianluchino dicendo ormai Luca è il presidente, io sono quello che spegne la luce. A me non mi saluta proprio, come ha scalzato il mitichino Gianluchino. E Sainz è quello che paga le bollette. Comunque, e incalza con un disgraziato. Dipende che è quello che hanno sgobbato, disgraziato. Gianluca. Quando verrai dopo, che ti chiamerò Gianluca, vedremo. Ok, adesso io vado, come già tu pensai, vado a nanna, perché io vado a letto con le galline in questo periodo, anche perché per scrivere i post su Facebook alle 6:30, 7 del mattino devo andare a nanna presto, quindi okay. Va bene, io vi ringrazio ragazzi, comunque mi riascolterò, se penso, come al solito, insomma, il podcast. Certo. Così vedo un pochino come parlerete di me, ecco. Dai, ci vediamo, ci sentiamo alla prossima, e dopodomani mi raccomando io e Priscilla sicuramente dalle 22 alle 23, così faccio anche un po' di spazio marchette. Certo. Dalle 22 alle 23 sempre su Radio Science, sempre con Social Evolution, carissimo. Bene, caro Luca, okay. Allora, salutandoti, dovessi leggere la chat, perché Gianluca l'ha inondata sta chat. Gianluca, non riesco a tenerti, a starci dietro, si dimentica i bei tempi, insomma. Ah, ecco, come tutti i presidenti, entra e non saluta l'usciere. Non hai salutato l'usciere. Benissimo.
Ok, Gianluca, dopo ti rifarai. Grazie Luca, un abbraccio e a giovedì con Social Evolution. Perfetto, saluto voi tutti e Gianluca che stai ravvivando. Ciao, ciao Luca. Ciao belli, ciao ciao. No. Ciao. Perfetto, e adesso andiamo in onda, chiamiamo Antonella, vediamo se riusciamo a prendere Antonella o Ugo Lombardi. Vediamo un attimino come... se chi risponde... Toc toc. Pronto? Pronto Ugo, ciao, un abbraccio. Ugo. Buonasera. Ciao Alfredo, buonasera. Ciao, ciao Fabio. Ugo, ciao Antonella. Antonella non c'è, sono solo io. Benissimo. Antonella in questo momento non c'è. Benissimo. Allora, dai programmi diciamo leggeri come il nostro, come quello di Luca, passiamo a programmi molto più impegnati, molto più impegnativi, il vostro certamente, dalla redazione, chiamiamola redazione perché è veramente una redazione piena di informazioni, di Bari, e piena di idee e di eventi come quello che abbiamo seguito in diretta dal bar 100 passi se non erro, di Bari vicino alla stazione. Mi ha informato mio figlio che è riuscito a venire, con molto piacere ad ascoltarvi proprio in diretta. Caro Ugo, mi fa piacere che tu abbia partecipato e mi dispiace che non ci sia Antonella, ma tu sei un ottimo portavoce del vostro duo. E indubbiamente programmi impegnati, specialmente il programma sulla mafia è un programma molto importante per noi, perché è un dramma italiano, che è un cancro che non si riesce assolutamente a eliminare, quindi dobbiamo sempre e assolutamente parlarne. E come è nato l'idea di questo programma? Dunque, noi abbiamo credo che ognuno di noi viva diciamo il fenomeno mafioso lo viva sulla propria persona, chi più chi meno, chi in maniera più intensa o meno intensa, ognuno nella propria città, nel proprio luogo in cui vive, credo che assista ma sia anche vittima di diciamo di imposizioni che nulla hanno a che fare con la democrazia che ci viene propinata ogni giorno in maniera artefatta. Giustamente. E quindi la sensibilità, voi sapete, la sensibilità è che ognuno di noi ha, e quindi la partecipazione che può avere nei confronti di questo problema dipende da quanto sia la soglia di sensibilità che ognuno ha, e dipende anche dall'intensità dello stimolo nocivo che agisce sul nostro modo di essere. Io credo che ci sia un'iniziativa molto in alto, da persone fatte da persone molto molto intelligenti, che hanno programmato una diciamo una condizione di assuefazione, di sottomissione, ma anche di un progressivo processo di ignoranza cui tutti noi siamo destinati, anche perché adesso io mentre parlo con voi ho davanti a me una televisione che ci propina notizie che credo siano notizie di disinformazione più che di informazione. Quindi ognuno di noi ha questa possibilità di fare un esame di autocritica e quindi di agire nei confronti di questo processo che, ripeto, credo sia tuttora gestito da menti molto intelligenti, e comunque non sempre sono percorsi endogeni, cioè voglio dire endogeni alla propria nazione, possono anche essere studiati da strutture esterne e ci vengono imposte. Certamente, certamente. È anche interessante, ho seguito spesso anche i vostri interviste con Pier Giorgio Caria. Gli argomenti che Pier Giorgio Caria è un nostro
Io sono un suo, naturalmente, come credo tutti noi, sono uno sponsor, è un nostro riferimento, è un faro come Giorgio per Antimafia 2000 e Giorgio Cadia per le notizie non solo ufologiche, ma anche per un esame introspettivo. Credo che la persona più giusta per fare un po' di esami introspettivi sia anche Pier Giorgio Cadia, un notissimo naturalmente ricercatore. E grazie alle sue conferenze, a quello che lui ci dice, riusciamo ad avere una mente un pochettino più aperta rispetto a quella che normalmente è, per vedere le cose secondo ottiche diverse. Sì, questo è molto molto importante. È molto importante perché serve, come hai detto giustamente tu, Ugo, ad aprire la mente. Che poi uno ci creda, non ci creda, questo è un fatto secondario, però pone il dubbio, pone così quel piccolo seme che poi dovremmo tutti cercare di sviluppare individualmente, ed è molto importante. Bene. Prego. No, finito. Di pure, Ugo, di pure. No, volevo aggiungere, credo che ognuno di noi debba chiedersi, farsi domande molto semplici. Credo che non siamo venuti al mondo solo per mangiare e dormire, insomma. Ah, no. Non saremo diversi da tanti altri mammiferi, insomma. Indubbiamente non siamo venuti, perché sennò si dovrebbe contestare tutta la creazione e le motivazioni della nostra vita qua sulla terra. E infatti lo seguo con molto interesse come cristiano, e cristiano evangelico, mi interessa molto quello che dice, e mi sono trovato spesso in perfetta sintonia con lui. Quindi speriamo che ci presenti sempre nuove sollecitazioni alla nostra mente. Siamo troppo invasi da delle stupidate, che definire trash sarebbe un grosso complimento. Siamo arrivati veramente, quello che mi preoccupa non è per noi, che ormai abbiamo una certa età e abbiamo la capacità di decidere, di vedere se una cosa può essere giusta, può essere vero, può essere inutile, ma questa gioventù che è completamente bombardata ora per ora, minuto per minuto, con cose che non creano un miglioramento, è molto triste, veramente. È una strategia, sì. Certo. Secondo me è una strategia che è stata e che viene attuata, ripeto, secondo iniziative prese da persone molto 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 intelligenti, ma hanno deciso di dedicare la loro intelligenza, di rivolgere la loro intelligenza, di attenzionarla verso diciamo opere non di non per tutti, insomma. È una prevaricazione che non ha nulla a che fare con un'azione invece di solidarietà che dovrebbe indubbiamente Ugo. Indubbiamente, purtroppo sappiamo che più si mantiene un popolo ignorante più si può comandare. È una legge, ma anche una fisica, alimentare l'iniziativa di ricercatori come Giorgio, come Pier Giorgio e altri tanti come loro sono utili per alimentare lo spirito. Lo spirito non ha, a differenza dello stomaco, un rigurgito quando è pieno, non riesce però, a liberarsi però, purtroppo. Però ha una capienza quindi enorme, quindi potrebbe dare anche, insomma, non ha limiti, ecco, alimentare un corpo che è destinato a deteriorarsi è diverso che alimentare lo spirito, insomma. Esatto. Hai qualche nuovo, a parte agli altri programmi che fate, l'altro programma sempre del mercoledì sera? Dunque, noi adesso abbiamo, per domani sera, abbiamo un incontro telefonico con il fratello di Rocco Di Cillo, Michele Di Cillo, che è il fratello di uno degli sfortunati morti nell'assassinio, nella tragedia di Falcone. Quindi parleremo con lui
fratello del poliziotto, e quindi con lui, ma credo che avremo anche ospite Giorgio Bongiovanni, con cui riprenderemo, rievocheremo questa tragedia, insomma, parlando con i familiari di chi ha dedicato la propria vita a questo scopo, insomma. Quindi avremo loro come ospiti e parleremo di questo, insomma. Nuovi programmi ne avete in mente o io continuerete su questa ottima strada? Io faccio gli auguri a te e colgo l'occasione per ringraziare anche il nostro regista Rosario, perché è tanto bravo e tanto disponibile. Grazie, Ugo. E andiamo avanti, insomma. Andiamo avanti sperando che la gente cominci anche ad ascoltarci così sempre di più. Certamente, questo è il nostro desiderio. Di non parlare di balli o di altro. Ok, quindi Ugo, nel salutarti, ricordiamo a tutti gli amici che domani sera alle 18.30 l'appuntamento è con Spazio Aperto e poi alle 22 con Osservatorio Antimafia. Grazie. Bene, grazie, un salutone ad Antonello. Buon lavoro, grazie dell'invito. Grazie, sì. Buon lavoro. Ciao. Grazie altrettanto. Grazie. Bene, caro Alfredo. Bene. Allora, siamo caro Alfredo. Alla mezza ormai. Ecco, 22:36, io direi di chiamare subito Massimo Bonella. Benissimo. Ok. Che insomma, vediamo cosa ha da raccontarci il nostro carissimo Massimo Bonella, e vediamo un attimino così ci dice un attimino, perché ci sono dei problemi di collegamento con Massimo che risolverò. Nel frattempo vai Alfredo a raccontare qualche cosa mentre io risolvo. Benissimo, il problema. Ecco, mi è piaciuto molto l'intervento di Ugo, come sempre pieno di professionalità, come anche quelli di Massimo Bonelli. Quindi non solo ci si diverte seguendo i nostri programmi, ma anche si cerca di imparare qualcosa, di avere una visione, come dicevamo prima, molto più allargata, molto più in linea con le reali vicissitudini della nostra Italia. E speriamo che continuino, e questo ne sono sicuro, ma anche con altre proposte, con altre idee, per ampliare sempre di più il nostro palinsesto, che è già bello ricco, devo dire, però bisogna sempre Alfredo, bisogna sempre dare qualcosa di nuovo, soprattutto, certo, insomma, questo è indispensabile. E sono molto contento che la trasmissione di Luca stia andando molto bene, perché è un po' una svolta delle nostre. Prima siamo abbiamo pronto, ecco Massimo, ci sei? Sì, buonasera a tutti gli ascoltatori. Devi sapere, caro Massimo, questa sera è una puntata solo speciale, ma anche abbastanza particolare, perché ho avuto dei problemi all'inizio di collegamento con Alfredo. Ma perché stavamo testando VSI, un nuovo software, però non interagisce bene con Skype. Dovrò studiarlo bene, Massimo. D'altronde, tu, Massimo, conosci molto bene il nostro regista, lui è sempre uno sperimentatore, ogni tanto esce con qualcosa di nuovo, e bisogna logicamente aiutare nuove tecnologie. Bisogna che mi aiutate, certo, sì. Caro Massimo, sì, dobbiamo migliorarci sempre, certo, questo indubbiamente. Massimo, comunque, dimmi Alfredo. No, stavo dicendo, Massimo, per chi non ha mai seguito, Massimo è la nostra informazione ufficiale, con i suoi telegiornali, con le sue informazioni che ci portano il mondo in casa tramite il nostro network. È un network che, grazie a Dio, si estende sempre di più e diventa sempre più consistente. Caro Massimo, parlaci un po' di te, dai, la sera giusta. Ma
devo parlare di me. Ora, certo. Non so agli ascoltatori quanto potrà interessare di me. Trasmissione, cosa stai combinando, dai? Perché no? Perché, Massimo, scusami se ti interrompo. Insomma, stai facendo una serie di interviste e uno speciale sul quarantennale del terremoto del Friuli, per esempio, in questo periodo, no? Sì, certo. Ecco, questo è molto importante, è molto bello quello che stai facendo. Sì, certo. No, anzi, le testimonianze certo, che ci sono. Sì, vi ringrazio di avermi posto in visione questa cosa. In effetti sì, c'è questo lavoro in corso. Io comunque ricordo, ecco, giusto per dare un attimo l'ABC ai nostri ascoltatori, che nasco dalla testata Pianeta Oggi TV, o meglio ancora da Teleidea di Chianciano Terme, dove sono stato per tutto adesso corrispondente con questa emittente, da quella poi sono diventato anche poi giornalista, e la trasmissione Pianeta Oggi Report settimanale nasce proprio lì da Teleidea, che poi è diventata testata online allnews.pianetaoggitv.net, e quindi poi da qui tutto quanto, tutta l'estensione, e poi anche con la novità di radiofavorimento.it che si aggancia al network Saiuz, e quindi da qui lo scopo di amplificare un'informazione corretta, il più possibile corretta, verso il nostro pubblico. Ecco, a differenza, diciamo, dei network classici del digitale terrestre, noi cerchiamo di dare un'informazione alternativa a quello che non dicono e che dovrebbero dire gli altri, lo diciamo noi, insomma. Poi sì, per quanto riguarda il terremoto del Friuli del 6 maggio 76, è ricorre il quarantennale quest'anno, 40 anni, che però diciamo che la ferita la si sente ancora, ecco, non è che sia, quindi il trauma non è passato. Certo, si è ricostruito, abbiamo rifatto i nuovi paesi, quindi mi riferisco in modo particolare a Osoppo, Gemona, Artegna, Benzone, eccetera, però la ferita dal punto di vista psicologico rimane. Ecco, faccio riferimento anche alle testimonianze che abbiamo mandato in onda proprio nell'ultima edizione del settimanale, dove avete ascoltato due coniugi, precisamente Gilberto e Paola Cossettini di Gemona. Faccio solo un piccolo richiamo, no, alla, che è stata poi racconto, la parte del racconto che più mi ha colpito. La signora Paola ha avuto un trauma così forte, all'epoca aveva 12 anni, che gli è cambiato il colore dei capelli, cioè da neri sono diventati bianchi. Questo vi fa capire quanto è spaventoso un terremoto, insomma. Esatto. Posso raccontarvi anche la mia esperienza. Io avevo 9 anni, ero qui nel veneziano, dove sono tuttora adesso, ero fuori davanti casa, perché era un periodo che faceva tanto tanto caldo, temperature che andavano anche oltre i 30 gradi, e alla sera proprio non si vedeva l'ora di cenare per stare un po' fuori al fresco. E qui davanti a casa sono diciamo a 3 metri dal punto, ecco, in questo momento sono qui alla finestra che vedo qui davanti a casa, proprio dove c'erano i tavolinetti dove ci si sedeva, e tutto ad un tratto ha cominciato a tremare la terra. Di fatto io non riuscivo a capire, non pensavo neanche che fosse il terremoto, cioè io non capivo perché la terra tremava in questo modo qui, cioè, quindi ho cominciato a pensare ma qui è la fine del mondo, quindi mi ho cominciato a prendere un panico bestiale. Quindi inizialmente una scossa molto lunga, come ricorderete è durata un minuto, inizialmente sussultorio e poi undulatorio. Nel momento in cui si è trasformato in undulatorio mi sono alzato dalla sedia, ho fatto 2-3 passi, mi sono attaccato alla ringhiera di casa e guardando verso la strada, però verso in lungo, verso la strada principale, perché io abito su una laterale, vedevo proprio le palazzine più avanti che effettivamente andavano su e giù, insomma, cioè vedevi proprio la strada che si muoveva, vedevi proprio le macchine parcheggiate che andavano su e giù, si notava molto bene questo, perché anche qui
la scossa è stata molto forte. Parlavano all'epoca, ricordo, di un 6 gradi Mercalli, non dico Richter, mentre a Gemona è stata del 6.4, quella del 6 maggio, e pari a un 9-10 Mercalli. Distruzione completa, vuol dire, infatti c'è stato questo. Ecco, io ricordo poi quella notte non sono riuscito a dormire, cioè, o meglio, noi si pensava, come l'ho detto anche in televisione, in Science TV, cioè si pensava che fosse uno scoppio avvenuto in Marghera, in Porto Marghera. Il tempo era molto fiorente, c'erano produzioni anche pericolose, molto più di adesso, e quindi si pensava che ci fosse stato uno scoppio, anche perché andando verso, diciamo, la strada principale, in riferimento alla vecchia Triestina, qui prende il nome di via Sandonà, andando verso, diciamo, il lato di Mestre, c'era uno spazio dove passa la 14 bis che si vedeva proprio in fondo, c'era un varco, no? Come un po' di campagna, quindi si poteva intravedere in fondo questi fiammoni, no, che andavano in alto, e allora si pensava, caspita, lì probabilmente è scoppiato qualcosa, caspita, non si capisce bene, insomma c'era, e io mi ricordo che speravo che piuttosto fosse il terremoto, era meglio che fosse stato uno scoppio a Marghera, insomma, no, perché il terremoto mi faceva paura. Allora, dopo, per farla breve, siamo andati in casa, abbiamo sintonizzato il nostro televisore sul nazionale, all'epoca c'era solamente Rai 1 e Rai 2, e sta di fatto che ad un certo punto, alle 20, più tardi comunque, dietro la notizia, credo se non vado errato dopo le 23, ci fu un'edizione straordinaria dove hanno annunciato che c'era stato un fortissimo terremoto in Friuli, con vittime nell'epicentro a Gemona, e quindi siamo andati a dormire, tra virgolette, perché ripeto, non ho dormito, con questa angoscia, questa paura, insomma, un terremoto così forte, cioè, mai sentito qui, e capisci, Alfredo? Quindi la cosa ti ha talmente scombussolato che io ho avuto una nausea per tutta la notte, con vomito continuo, con un terrore addosso, e quindi insomma. Questa è stata, ecco, quindi anche qui nel Veneziano siamo esattamente a 150 chilometri, 154 per l'esattezza, qui dalla sede di Pianeta OGTV, perché li ho contati, fino in centro storico, praticamente al Duomo di Gemona, e la scossa è stata veramente forte, tant'è vero che poi un mio amico d'infanzia che abita a Livorno, che ci si vedeva sempre ogni anno quando passavo alcuni periodi in Toscana, a Montepulciano, ecco, mi diceva che quella sera al terzo o quarto piano, non ricordo bene, ecco che si sono accorti che i lampadari oscillavano in maniera molto vistosa. È stata una scossa molto forte che ha preso tutto il nord Italia, Milano si è sentita molto forte, Trento, Bolzano, parte dell'Emilia Romagna, fino in centro Italia, insomma. Ecco. Dimmi Alfredo. No, mi ricordo perfettamente quella sera, avevamo appena cenato con i miei, avevamo allora dei lampadari molto grandi, cominciarono a ballare paurosamente. Anche a Bologna si è sentito molto. Anche Bologna. Bene, Massimo, volevo farti la domanda allora. Sono le 22:49, che adesso andiamo in chiusura con questo tuo intervento, questa intervista a Massimo Bonella di pianetaocitv.net, il direttore della testata giornalistica online All News. Giusto? Dico giusto, Massimo? Sì, esattamente. Perfetto. Direttore di testata, proprietario e direttore di testata. Fino a poco fa c'era mio padre che era l'editore di Pianeta Oggi TV e io direttore di testata, poi purtroppo è venuto a meno, e queste cose che purtroppo accadono, e quindi io ho preso anche la proprietà, diciamo, della televisione, quindi proprietario e direttore di testata.
Perfetto, Massimo. Finché continueremo a essere giornalisti, poi vediamo, insomma, ecco, perché tutto può accadere a questo mondo. Certamente. Massimo, allora ragazzi, diciamo meglio, responsabile dell'emittente online Pianeta Oggi TV, e siamo a posto. E siamo a posto. Va bene. Certo, Massimo, volevo ringraziarti perché sei intervenuto, e comunque noi ci sentiamo domani con Spazio Aperto e con Osservatorio Antimafia, alle 18.30 con Spazio Aperto e alle 22 con Osservatorio Antimafia. E ricordiamo, giusto per concludere questo intervento, della tua trasmissione che conduci Radio Piper Fontana Fredda, Pianeta Oggi Eventi nel Mondo, anche lì, insomma, che noi giovedì, come Radio Science, giovedì. Che come Radio Science rimandiamo, quindi non è che finisce lì. Come Alfredo che gestisce Radio Reno Web, tu hai Radio Favaro Veneto, insomma, queste web radio che appartengono al network, la nuova nata, sì. Ecco, con Radio Valdichiana, che poi dopo adesso vedremo anche quando ci arriveranno tutti i notiziari, quindi si sta espandendo il network, sì. E soprattutto cercheremo di dare sempre maggiori informazioni. Massimo, volevo ringraziarti, sì, per questo tuo, sì, intervento. E se vuoi dire l'ultima cosa, così per concludere. Ma guarda, io colgo l'occasione per dare una comunicazione ai nostri ascoltatori, che poi sono anche quelli di Pianeta Oggi TV, che purtroppo la testata in questi giorni non è aggiornata, per un motivo molto semplice, che una compagnia telefonica che non è la Telecom ci ha lasciati in blackout, di fatto per un errore. Così loro l'hanno definito un errore causato da loro, quindi non dipende da noi, ma dalla compagnia, è stato il fatto che ci ha disattivato il segnale di internet. Siamo in attesa che venga ripristinato, ma come voi sapete, questi signori che hanno trovato un business con questa nuova tecnologia dei telefonini dagli anni 90 in poi ci fanno aspettare molto tempo, quindi con dei disagi, con dei potrei dire anche dei danni, perché viene a meno una informazione ai nostri ascoltatori. Purtroppo questa è l'Italia, purtroppo questi sono i nuovi sistemi, e quindi queste sono le conseguenze. Me ne scuso con i nostri, ovviamente, amici ascoltatori. Perfetto, Massimo, grazie mille, e ti vogliamo in diretta di nuovo al più presto. Ok, benissimo. Perché domani tu tu domani interverrai con noi via telefono, insomma, con Spazio Aperto, perché non potendo intervenire in altri modi, come stasera. Purtroppo questo non è colpa nostra. Bene, allora un caro saluto a Massimo, ma anche facciamo Massimo un caro saluto a Gianluchino, che adesso entrerà con noi, perché io volevo chiudere col botto questa trasmissione. Abbiamo ancora 20 minuti, mezz'ora di trasmissione, sì, perché abbiamo, sai che Gianluca, insomma, è stato attore in un film che, insomma, sembra che vada anche con la Rai, in Rai o qualcosa del genere, e appunto vogliamo chiedergli a lui di raccontarci un po' questa sua storia, perché è importante anche quello, sapere che chi collabora con Radio Science, insomma, non sono, insomma, ci sono anche attori, insomma, o no, Massimo, è così o no? Certo, anzi, noi cerchiamo di, dunque la linea editoriale nostra è quella di intanto di dare spazio a tutte le persone di buona volontà che hanno voglia di fare, che hanno voglia di lavorare per il bene del pianeta, per l'ambiente, per l'uomo, per la società, e quindi ben vengano. Tu prima hai nominato Gianluca, ti riferisci a Gianluca Mancuso, sì, il nostro, Gianluca Mancusino. Gianluca. Io lo chiamo Mancusino, ma Mancuso, cioè. Ecco, io lo saluto, anzi spero che sia anche in ascolto, che in questo momento deve intervenire in diretta, quindi colgo l'occasione per salutarlo, e anzi gli do una comunicazione, no, che lui sa, che ho ancora quell'oggetto nel bagagliaio della macchina, sempre rimasto lì. Aspetta volta. Allora, caro Massimo, allora aspetta un attimo, perché a questo punto... Dimmi. Io lo tiro in diretta e glielo dici tu in diretta, questa, insomma. Benissimo. Almeno, oh no, Alfredo, insomma, ci sei?
Gianluchino Mancusino, buonasera. Dove va il nostro pagliaccino? E allora io qui c'è Massimo, c'è Massimo. Lo so perché vi stavo ascoltando. Intanto una buonasera e buona serata a tutti, cari amici web radio ascoltatori e web tv spettatori che ci stanno anche guardando, come facevo io poc'anzi sulla web tv. Un saluto a te, caro Saius, per cui io sai ho una massima ammirazione, stima e affetto, per cui ti abbraccio, e anche al padrone di casa Alfredo. Ciao carissimo, carissimo, carissimo Gianluca, caro, è intanto un festo che non ci sentiamo. Sì, è un grandissimo piacere naturalmente rivederti, nel caso mio, perché ti vedo anche riascoltarti ed essere qui con te, perché è dai tempi in cui facevamo la gavetta in questa web radio, ai tempi dello sgabuzzino incazzato, esatto, ma poi mi ricordo il vaso di Pandora, vabbè, ne volevo anche tante cose, vaso, non me lo ricordavo più, lo so perché nessuno si ricorda, io sai ricordo tutto, Gianluca si ricorda tutto, è vero, e do merito a tutti. Il signor Massimo Bonella, che è qui con noi nel cantuccio il quale di me neanche si ricordava più, perché ne si è degnato di dare un saluto né di ringraziare Gianluchino Mancostino che l'ha fatto conoscere Saius, ed è nata questa meravigliosa collaborazione che a me non può che far piacere, il quale quando Saius, tra poco ci sarà Gianluca, ma chi? Ma chi è? Ma chi è? L'usciere, l'usciere di Radio Saius. caro Massimino Bonellino, voglio dire, l'ombrellino che hai nella macchinina è della Clara. E se tu avessi letto la chat, è nella Skoda, È nella Skoda, sì, che non è una brutta parolaccia. E quindi e anche Ugo naturalmente lo saluto, perché come sempre io, a differenza del presidente Luca, che ormai ha fatto carriera, il quale entra e non saluta più l'usciere come tutti i l'usciere Gianluca, l'usciere Gianluca che chiude le luci, spegne le luci, come diceva Alfredo, e poc'anzi, chiude perché la porta, chiude. Poi il grande Saius sai che con me devi chiudere con il botto, giusto, lo sa, certo, nel senso che no, anche perché adesso stiamo un po' ridendo e scherzando tra di noi così, però la cosa che io dopo volevo farti parlare, farti tirare fuori, è questa tua esperienza, questo film che hai fatto. Vabbè, sì, perché ti ringrazio, insomma, parlarne, sai, anche questo è un modo per dire, cavolo, abbiamo il mitico Gianluca che ha fatto un film che forse, non so, ci racconterai se andrai in Rai, non lo so se verrà, dove verrà trasmesso, perché adesso verrà trasmesso, adesso non so dove, e ce lo dirai. Okay? Ti ringrazio, caro Saius. Luca direbbe il solito spazio Marchette di Gianluca, vabbè, d'altronde è qua, siamo qui, stiamo parlando del network, tutti noi lavoriamo nel network, chiaro, per renderlo sempre più grande, più bello e migliore, e quindi parliamo anche di quello che facciamo, insomma. Certo. Oh no, Massimo, ci sei? No, mandiamolo via, che ormai il suo spazio non se lo merita, basta, mi ha deluso il ragazzo, non lo voglio più sentire. Sono, ma dimmi un po', Gianluca, ma che novità è questa del film? Perché, caro mio, tu non mi segui più, tu hai in mente i terremoti, hai in mente le grandi catastrofe ambientali, hai in mente le grandi tragedie dell'umanità, e non pensi più ai vecchi amici, compagni di banco che hanno fatto la gavetta insieme a te e ti hanno aperto le strade di Saius. E tu basta, ti sei dimenticato di me, vabbè, non che ci vuoi, sei uno dei tanti, caro Massimo, che si dimenticano di me, ma un giorno verranno di nuovo questa storia, disgraziato. Luca, puoi chiedere a Rosario se effettivamente mi sono dimenticato di te, perché io ogni tanto ti nomino, o per la scusa dell'ombrello, per la scusa però io ti nomino perché non ti ho mai dimenticato. Anzi, e come direbbe Totò, anche, e con anche l'ombrello, ci faccia quello che vuole, porca miseria, per vinci, per quinci. Aspettate che volevo intervenire io, l'importante è che si nomini bene, però Gianluca, certo. No, Massimo, quando ci sentiamo e mi parla, è vero che mi chiede di te, mi ha raccontato dell'ombrello, mi ha detto di tutto, no, boh, chi sta ascoltando pensa che questo ombrello cioè, sarà tempestato di diamanti, insomma. Insomma, la Clara scrive anche in chat, dice, ma insomma, non volete portare questo ombrello? E ringrazio Clara, ti sei bagnata in questi giorni, esatto, da un anno che ormai, da quella volta che siamo andati, caro Saius, su
in Friuli. È stata un'esperienza bellissima con l'associazione a Radio Piper, che poi abbiamo conosciuto, sì. L'associazione molto impegnativa. Infatti volevo dire, caro Massimo, ne approfitto che sei qui e mi allaccio e poi ti lascio andare, perché anche con me, sai, si sapeva che 20 minuti non bastavano, caro Alfredo, per quello ho detto alla fine. E tu pure mi conosci bene, caro Alfredo. E quella volta fu una bella esperienza, caro Massimo, a parte perché noi tre insieme con Saiuz siamo andati su, ed è per me, insomma, sempre un piacere passare del tempo con voi, e con l'occasione siamo stati a Radio Piper, abbiamo fatto questa bella esperienza. Tra l'altro dovremmo fare sempre quel famoso video insieme con te, Massimo, per quanto riguarda il nostro network. E mi ricordo che siamo andati a conoscere l'associazione, ti ricordi, Rosà? Sì, sì, che è del Sicomoro. Sì, l'associazione che sono anche in ascolto, l'associazione Il Sicomoro. Sicomoro. Esatto. Il Sicomoro di Pordenone, sì. Pordenone. Sì, che io voglio salutare, perché sì. Mi ricordo che all'epoca, tra l'altro, è sempre grazie a Rosario che nominandomi e dandomi i giusti meriti, io lo apprezzo molto, appunto in quel periodo io stavo lavorando alla regia, facevo la regia di uno spettacolo, di un musical, in cui 2 ore e mezzo di spettacolo avevo fatto molto grosso, l'ho fatta grossa, Rosario, mi rendo conto, in cui tra l'altro c'era un inserto scusami sì, sì, lo so che te l'ho tirato. No, mi hai tirato proprio in ballo il discorso, fatta grossa, se puoi, ci può dare la doppia interpretazione, sì, lo so, te l'ho data la battuta, ma vogliamo restare un po' leggeri ma anche un po' non volgari e grezzi, certo. E quindi te l'ho data e poi finisce lì, chi vuole lo interpreti come vuole. Insomma, mi ricordo che è stata un'esperienza interessante, caro Massimo, perché erano delle persone davvero gradevoli, ci hanno accolto bene anche a me, e poi appunto Rosario diceva loro che io, vabbè, come attore, come uomo di spettacolo di teatro, ma in quel periodo in particolare stavo appunto preparando e lavorando come regista questo spettacolo, questo musical, in cui c'era un inserto, c'erano questo minuto e mezzo di un video di Pino Maniaci, anzi scusatemi se lo nomino, non voglio entrare nell'argomento perché tra l'altro, viste anche le ultime notizie che ho saputo casualmente, caro Massimo, e mi hanno un po' lasciato così perché non so come interpretarle, ma immagino che voi ne avete già discusso, sì. E altro, e devo, sì, dire che, sì, che è stata una serata interessante. È bello ascoltare Ugo, e che saluto anche se non lo conosco, e mi farebbe piacere un giorno anche con Spazio Aperto, con Mafia 2000, con Antimafia 2000, scusami se sbaglio i nomi, in questo momento mi sto un po' impaperando e ingaffando da solo, però ovviamente rispetto a noi, con i due compari o con altre trasmissioni, o The Rock Band History, che è la rubrica musicale che facevo, ovviamente che siamo un po' più leggeri e che siamo più verso gli artisti, dando spazio a tutti, sempre grazie al mitico Saiuz. Devo dire che ovviamente andare a toccare questi argomenti ben più seri, più profondi e importanti e pesanti, tanto di cappello, insomma, non voglio aggiungere altro perché sennò il mio monologo è lungo. E quindi anche tu, Massimo, nella tua specialità della terra che trema, dei disastri ambientali, naturalmente ci tieni ben sulla corda e sulla spina. Tra l'altro, Massimo, scusa, mi allaccio, sì, anche al discorso che questo del terremoto, io, sì, non solo quello, comunque, sì, ovvio, sì, adesso, sì, mi piace, perché sai che un po', no, mi piace, fra virgolette, passami il termine, un po' fuori, non è nel mio modo, lo sai, prenderti in giro, ma non prenderti in giro veramente, ma giocare, ecco, facendo un po' di autoironia sulle nostre, sì, cose, sul fatto che tu magari non sei c'è problema. Su quella, sì, lo so, non c'è, però, problema, guarda, io a volte scherziamo sopra, no, come facevamo, ti ricordi quando giocavamo, esatto, scherzarci sopra sulle nostre autocatastrofi. Sì, scusa Massimo che ti interrompo, ed è vero, cioè, il discorso del terremoto, io mi ricordo quello che ci fu qui al nord, nell'Emilia, correggimi se sbaglio, nel 2011, se non erro, se non ricordo male, 2012, esatto, e grazie anche a Testa di Caso, che puntualmente, grande Ugo, mi ha me l'ha scritto anche in chat, che lo vedo, e che saluto appunto Testa di Caso, perché come dicevo, io veramente ringrazio sempre tutti, anche chi sta dietro le quinte, che a volte merita un plauso e un ringraziamento anche per dargli la motivazione ad andare avanti, proprio perché dietro le quinte magari vorrebbe stare di fronte alle quinte o non ci riuscirebbe, però tutti sono importanti per quel poco che si possa vedere, per tutto quello che danno anche
nell'ombra dell'anonimato, quindi grazie a Ugo e per l'aiuto che dà soprattutto a Rosario. E dicevo, Massimo, quell'anno io ero qui al computer, era tarda notte tra l'altro, perché non era, mi pare che erano le 4 addirittura, esatto, e stranamente era una nottata in cui facevo i miei studi musicali con la chitarra o con il teatro, a studiare e scrivere parti che quell'ora concilia, nonostante poi mi dovevo alzare presto. Beh, devo dire, caro Massimo, che l'esperienza è stata traumatizzante. Per Perché ho visto appunto il monitor del computer tremare e il tavolino al tempo stesso, e dentro di te, almeno per me è stata così, poi non lo so, dentro di me ho realizzato che era un terremoto, non avendolo mai vissuto prima in vita mia, perché ovviamente quello che ci fu negli anni 70, io ero bambino, insomma, ragazzino, quindi non mi posso ricordare, è famoso del Friuli che fece danni a non finire, poi anche non solo quello. E, beh, devo dire, sai, ti mette in uno stato d'animo, almeno per me è stato così, di ansia, tensione, mobilità, ti paralizza in quel momento, ma ti rendi conto di tutto e dici, cavolo, è un terremoto o non è un terremoto? Ma adesso finirà? No, invece continua. Cosa faccio? Scappo, non scappo? Io mi sono paralizzato in quel momento, veramente. È incredibile. Che poi ti dicono, no, sai... È la mia reazione, ovvio. Poi ognuno ha la sua, la propria. E ovviamente poi ti dicono, devi scappare, devi infilarti di là, devi fare così, ma dove? In quei momenti, secondo me, uno non ha neanche tempo, se non è addestrato, se non è magari abituato, a fare grandi cose. Per cui quando dico non critichiamo e giudichiamo mai nessuno, e voglio ampliare il discorso, perché non sappiamo mai in quelle condizioni cosa faremmo anche noi, no? Quando si dice, ma come ha fatto quello a finire quella macchina là, o perché quella non si è messa sotto, guarda che stupido è. Dico sempre, mai giudicare e criticare, perché non sai mai come reagiresti. No, questo vale per ogni cosa nella vita, anche nei confronti degli altri e in qualsiasi situazione. Non voglio fare la morale e né il filosofo e né quello troppo profondo, però traggo spunto da questa esperienza. Invece tu, Massimo, dici, non hai dormito tutta la notte al pensiero che, giusto? Dicevi, raccontavi. Quella volta no. Sì. Quella volta no. Quando, quello dell'Emilia Romagna, ti dirò, io stavo proprio prima si parlava del Sicomoro, stavo rientrando dal Sicomoro e all'altezza di Conegliano, avevo appena imboccato la 27, al GR della mezzanotte di Radio 1, che di solito lo ascolto, davano notizie che appunto lì nella zona di Mirandola eccetera c'erano delle scosse, e sta adesso intorno a 4 gradi Richter, che insomma comincia a essere abbastanza forte. E io ho pensato, ma sarebbe che stanotte si sente qualche scarica, qualche cosa, ma lasciamo stare, per altri pensieri per la testa sulle nostre cose, le trasmissioni eccetera, no? Insomma, fatto sta che arrivo a casa, era ormai tardi, insomma, tempo di sistemare due cose, vado a dormire, dopo poco, alle 4 giuste, arriva lo scossone, che io l'ho sentito come ondulatorio qui, cioè praticamente avevo la camera che in automobile quando passi i binari del treno, è presente? È vero, così è stato. È stato così, e poi quella la mattina a fine maggio alle 9, che mi trovo in ufficio, che c'era il tavolino che andava per conto suo, insomma, ecco. È stata anche quella una scossa molto forte, lì le cause sono anche dubbie, perché sembrerebbe che qualcuno abbia fatto degli esperimenti per andare a sondare il sottosuolo lì per il discorso del gas eccetera, non ho ben capito, vorrei un giorno poter approfondire bene quella storia lì, che è un terremoto diverso da quello del Friuli. E insomma, poi mi sono meravigliato, perché insomma non è proprio zona tanto sismica lì, insomma, non rispetto al Friuli ad esempio, no? Quindi una scossa così forte mi ha fatto pensare, che poi erano un po' attenuate da verso di noi, perché c'è il Po, no? Che attenua leggermente. Ecco. Ma di là del Po, da Ferrara in giù è stato abbastanza pauroso, insomma, ecco, questo sì. Okay. Bene, caro Massimo, io vedi Saiuz che alla fine non ho parlato solo io e il mio tempo molto è stato, bene, no, è stato, ma non finisce, aspetta, adesso mandiamo a nanna Massimo, scherzo a parte, Massimo, congediamo Massimo, perché lui non è che può stare qua tutto il tempo che vuole, perché c'è da lavorare attorno ai video, cioè le registrazioni e quant'altro, perché non è che il suo tempo come il tempo di tutti quanti, poi insomma. Tocca a me adesso, no? Quindi insomma, dai, se no vi tengo un'ora. Fermo. Dopo tocca a te, perché voglio riprendere un attimino, almeno 10 minuti, se me li concedi.
di appuntamento. Grazie. Con te, eccetera. Allora, intanto io mi congedo da voi, insomma. Massimo, ti auguro una buona serata e ci sentiamo domani. Congedati, sì, pure. Certo. Domani compatibilmente con le news, perché siamo staccati anche da tutte le fonti, praticamente c'è anche quel problema. Vabbè, ci sentiamo un po' prima, vediamo un attimino, ok? E io Massimo ti saluto, ti do un abbraccio, perché naturalmente l'affetto, è, nonostante non ci senta mai, la stima è sempre tanta. Quando vuoi ci si vede, anche per far cose e collaborazioni, sì, insieme. E ti invito, anche te, come invito tutti, naturalmente sabato 28 maggio, quindi a fine mese, l'ultimo sabato di questo mese, a Casal Serugo in provincia di Padova. E poi questo sarà un po' parte dell'argomento di quello che mi aveva chiesto Saiuz, in cui ci sarà l'anteprima di questo docufilm fatto da un grande regista, è Mauro Quattrina, che lo saluto, anche se lui a quest'ora è già a letto, perché in questi giorni sono e siamo con la lavorazione di un nuovo film per la RAI e l'Istituto Luce e altre cose, e quindi ci sarà appunto la proiezione di questo docufilm, Le ali di un sognatore, sulla vita di Leonino da Zara, questo uno dei primi aviatori della storia italiana, che mise a disposizione appunto un campo su cui fecero uno dei primi aeroporti privati, diciamo così, come si può dire, campo volo, campo naturalmente per aeroplani dell'epoca, e fu il primo che fece delle riprese video da un aereo in Italia nel 1911, se non erro. Tra l'altro lo so perché facendo la parte, diciamo, principale, o comunque una interpreto una delle parti principali, colui che poi narra e racconta un po' la storia, portando lo spettatore anche attraverso i luoghi di Leonino da Zara, naturalmente diretto dal regista Mauro Quattrina di Verona, che collabora anche lui con la RAI, un grande regista, insomma, che fa specializzato in documentari e docufilm, tra cui aveva lui anche collaborato per quanto riguarda le riprese di Fango e Gloria, il film sulla Grande Guerra, che tra l'altro è andato in onda per il centenario l'anno scorso su Rai 3. Insomma, devo dire che se vuoi venire, Massimo, come te, tanti amici li invito, ed è un'esperienza per finalmente vedermi anche sul grande schermo, nel senso che sarà appunto il grande schermo. Già è grande Gianluca, pensa sul grande schermo come sarà. Esatto, infatti. E quindi a casa anche bene, perché Massimo, benissimo. Massimo, ti auguro una buona serata, buona continuazione di lavoro e a salutate, sì, anche adesso, il cane. Grazie, ora stiamo montando la terza parte, ci sarà una breve pausa nella settimana prossima, perché parleremo di un altro argomento, poi riprenderemo il quarantennale del Friuli, del terremoto del Friuli, con la terza, e ci sarà forse anche una quarta parte, poi passiamo ad altro. Mentre vorrei fare tanti auguri a Gianluca Mancuso per questa cosa, per questo film, per questa fiction che andrà in onda quindi sul primo canale della Rai, se ho ben capito, Gianluca. magari si vedrà si perché vedrà. Naturalmente poi girerà il mondo e bisogna vedere anche se la RAI sarà interessata ad acquistarlo. Ovviamente non dipende da me, ma dipende dagli accordi che poi hanno. Ovviamente sì, quella, io sto parlando di questa del 28 maggio, appunto, che andrà intanto in anteprima per quanto riguarda quello che è la vita di Leonino da Zara di Casal Serugo. Quindi, caro Massimo, non per fare campanilismi o un altro, pensa quante maestranze, quanti grandi nomi abbiamo sul nostro territorio italiano, veneto, comunque nelle nostre parti, e che non sappiamo a volte, ecco, un documentario, il film, il cinema deve scoprire, perché sennò abitualmente non andremo ad informarci o non lo sapremo nemmeno. Quindi in questo caso grande lode al cinema e vabbè al regista, che io stimo e con cui mi sono trovato bene e che saluto, perché ovviamente porta un po' di cultura. Mi piace anche il suo modo di pensare e vedere le cose, mi piace anche il suo modo di diciamo così esporle col docufilm o con i film documentari che fa, perché non dà, come lui stesso dice in prima persona, la verità assoluta, non ce l'ha in tasca e non la dà, ma ti dà solamente un modo di vedere le cose, ricercando naturalmente le varie sfaccettature della verità come ognuno te la racconta, perché poi ovviamente quando si tratta di dati storici, come anche è stato per un altro film, per la strage di Santa Giustina in Colle, in provincia di Padova, che abbiamo girato l'anno prima, là io facevo una piccola comparsata,
è bello perché poi ci sono le varie versioni degli americani, dei partigiani, dei tedeschi e dei vari tribunali che poi sono in contraddizione tra di loro, che poi dopo 40 anni vengono fuori altri testimoni che all'epoca avevano detto una cosa e poi un'altra, quindi vedi che le cose sono in continua evoluzione, quindi è anche bello, interessante. Io poi di queste cose non me ne intendo, sono un profano, lo ammetto, sono un ignorante, i colti sono loro, però mi affascinano queste cose di storia, mi affascina poi stare a parlare con gente colta e che penso che sia abbastanza equilibrata, che poi questo è l'importante, al di là delle proprie idee politiche, sociali, culturali che ognuno di noi possa avere. Per cui devo dire che insomma vi invito, e se poi Massimo, insomma dai, se non dico che sia un tiro di scoppio, di schioppo, però a Casal Serugo, insomma, è a sud di Padova, se ce la fai sarebbe veramente un gran privilegio. E che chissà mai che farò un'intervista a Massimo Bonella, nel senso che Massimo Bonella mi intervisterà un giorno dopo averle fatte per lui, nel senso con lui, nella sua. Sì. Vero, ma vero Rosa, sì, no. Un giorno chissà sì, che non no, sarò intervistato. Io avevo in mente, no, su questa cosa, vediamo un po' di trovarci e facciamo magari un servizio per la televisione e parliamo di questa novità. Se poi vieni a Casal Serugo ovviamente sarà un piacere, là ci sarà tutto il paese, ci sarà, ovviamente lo fanno al Palasport, ingresso libero ovviamente perché è aperto a tutti, perché è una cosa culturale ed è giusto che sia libera, sono d'accordo con chi dice, nonostante anche giusto pagare la cultura, però è giusto che venga un po' finanziata dai comuni o dalla collettività, in questi casi ovviamente, che non vuol dire sminuirsi o svendersi, però è giusto che ovviamente anche per la grossa massa di pubblico, di gente che ci sarà, quindi è stato previsto il Palasport. Ma guarda, anche per quello. Gianluca poi vi lasciò perché sennò non vado più avanti, ma vi dico una cosa, poi di pagare i biglietti o meno per entrare eccetera, quello che è, no, cioè nel momento in cui si offre un'informazione, c'è un'entrata gratuita, siamo sempre vincolati a questi maledetti soldi, va bene, del demonio, che praticamente tutto dipende da lì, e se le cose vanno male è molto spesso la causa della finanza, sono i soldi eccetera eccetera eccetera. Una volta che abbiamo la possibilità di fare le cose indipendentemente dai soldi, facciamole, anzi abbracciamole, amplifichiamole, invitiamo tutti a venire. Come succede anche a Pordenone, quando ci sono le conferenze su tematiche ambientali, antimafia, sulla legalità, anche altre cose più particolari, sull'ufologia dei documenti che sono straordinari, cioè lì per esempio le associazioni che organizzano Sicomoro, Terra Mater, tanto per ricordarle Mandal Chill, cioè non fanno mai pagare niente, cioè ma ben vengano queste persone che offrono questa possibilità al pubblico, che è finalmente fuori dal vincolo di soldi e andiamo a sentire un'informazione che normalmente gli altri poi non danno, insomma. Cioè voglio dire, fuori da questi schemi una volta per tutte, no? E quindi benissimo, ben venga Gianluca. Vabbè, io ti ringrazio, io ho espresso il mio parere, nel senso che non è detto che l'organizzazione, il regista, cioè siano concordi o sia questo il motivo, però la mia sensazione è questa e mi piace. Ho espresso, prendendo spunto da questa cosa, per dire che a volte, come anche lo è per incantarte, adesso ti dico un'altra cosa che nomino, cioè questo spettacolo di cultura veneta in cui io narro recitando in italiano e introducendo i brani che poi verranno cantati in veneto, in lingua veneta, dai cantanti che ci sono, praticamente un tenore, una mezza soprano e poi anche l'attrice, gli attori che recitano anche la Divina Commedia in veneto, devo dire che anche lì la politica, diciamo così, passami il termine, è quella di dare uno spettacolo gratuito. E mi piace questa cosa, anche che non vuol dire sminuire lo spettacolo in sé per sé o svendersi, nonostante comunque i costi che ci sono per pagare noi artisti o comunque per pagare le spese del teatro e quant'altro, per cui comunque la cultura ha un costo, purtroppo, ed è poco, insomma c'è poco da fare, non è mai indipendente, perché sei sempre dipendente dal denaro, che non è un dio per forza, un diavolo, un demonio, ma è anche giusto, perché per quanto poco è anche giusto riconoscere a chi ci lavora il giusto sacrificio e gli anni dedicati per crescere e diventare quello che poi si è in palco. Però al di là di questo, devo dire, mi piace anche in quel caso di questa associazione culturale veneta Incantarte, in cui io sono il narratore, il conduttore,
non il Caronte, ma quasi come un umile Virgilio, come dico io in spettacolo, che conduco il pubblico attraverso questo viaggio andando ad ascoltare i brani del passato. E mi piace, scusami, non è per fare autopubblicità, ma è per accennare questo fatto che sia gratuito l'ingresso, perché è un po' il comune che si accolla l'assessorato, che si accolla un po' l'onere dei biglietti, fra virgolette, o di poter sostenere un po' la spesa. Ed è ammirevole questo, al di là di quello che uno possa pensare, giusto, non giusto, sbagliato che sia, perché comunque sia a volte anche giusto che un certo tipo di cultura sia fruibile per tutti, onestamente, se vogliamo divulgarla. Certo, senza nulla togliere, non abbassare la qualità, perché ovviamente chi mi dice ma tu così mi sconquassi il mercato, perché la compagnia non amatoriale, la compagnia professionista non può andare ovviamente gratis, non può andare sotto costo, i biglietti costano, gli artisti, i tecnici, lo spettacolo ha un costo, quindi è verissimo, proprio perché io ci sono dentro e so come funziona. Però non male questa cosa della gratuità, che di questi tempi purtroppo, crisi o non crisi, perché poi ci si mancia un po' sopra, non è sbagliata. Quindi caro Massimo, ti saluto e ti lascio andare, perché veramente Saius mi taglia le gambe, perché questo spazio che dovevo fare io alla fine l'abbiamo fatto noi, come al solito, e anche Alfredo, che mi dispiace, che sarebbe lui poi il vero e proprio padrone di casa della trasmissione, che appunto festeggia i 50 anni, lo ricordo, i 50 anni, i 50 anni, li vorrebbe festeggiare. No, i 50 anni della trasmissione, no, ovviamente le 50 puntate, ed è bellissima questa cosa, Alfredo, ti ringrazio di cuore, veramente, mi commuove questa cosa che hai pensato, originale, che noi stessi non ci abbiamo mai pensato per noi, di fare una puntata in cui intervisti con loro di Radio Science, quelli che praticamente gravitano intorno, e questo è bello anche per uno scambio vero di squadra, interagendo l'un l'altro e anche, fra virgolette, pubblicizzandosi, perché poi alla fine siamo tutti nella stessa barca, no? Quindi le trasmissioni degli altri, quindi non ascoltate solo me ma anche gli altri, sappiate che ci sono anche queste cose, sempre nel vasto ventaglio che è Radio Science, grande al mitico Rosario, da dove è partito a dove è arrivato, veramente tanto di cappello, io lo stimo molto, è riuscito a fare. E negli anni, perché poi avevamo sugli autori, i libri, il Feng Shui, e avevamo tante cose che poi nel tempo magari non dico si perdono per strada, ma cambiano, oppure ovviamente non possono sempre essere all'apice o sempre presenti, però dà spazio a tutti. Quindi cari amici che ci ascoltate, anche voi se volete collaborare con Radio Science, sappiate che il mitico Science con Luca sono a disposizione per ascoltarvi, ma anche per essere come autori di programmi. Cioè, questo è molto importante. Nel dietro le quinte, per testarvi, per provarvi, non vuol dire uno sfruttamento da parte nostra o reciproco, ma una semplice e duplice collaborazione. E poi naturalmente che ognuno prende la propria strada, se anche Radio Science può essere un vostro trampolino di lancio anche per testarvi. Questo lo dedico, lo dico un po' a chi ci sta ascoltando. E caro Luca, ci sei, no, ho sbagliato. E caro Massimo, ti è piaciuta questa, vero Rosario? Io veramente, ecco, adesso veramente mi congelo da voi, auguri ancora a Gianluca. Grazie. Gianluca, ci vediamo presto, magari veniamo giù insieme a Rosario. Sì, se volete venire, poi guardate che se volete, io me la sono un po' autorichiesta, no? Mi pare brutto perché mi sto anche un po' autoincensurando, ti piace sta battuta Rosario? Certo. No, che la cogli tu e leggiti il manovale, ragazzo, così puoi aprire il manovale che apri lo workshop. E quindi non voglio tirarmela nel senso buono, però se volete poi volentieri si può fare un'intervista o qualcosa con la presenza del regista, del sindaco, di tutte le autorità o di chi sarà, o anche io solo, insomma, col regista. Quindi anzi vi ringraziamo a nome di tutti, perché comunque sono in ottimi rapporti con il regista, siamo veramente una bella squadra, e ovviamente anche perché devo dire mi fa piacere che ha potuto come tanti o anche ben pochi apprezzare pure il mio modo di essere, che tu Rosario e Massimo e anche Alfredo sapete come sono, insomma, quindi mi sono saputo far voler bene da lui per il mio modo molto genuino e autentico e soprattutto molto sincero, che in questo mondo, come lui stesso dice, è difficile da trovare, per spontaneo. Cui sì, o comunque trasparente, che poi va a mio discapito come tu ben sai, però mi piace, mi fa piacere. Vabbè, che una persona di così alto spessore e livello mi apprezzi, per cui si permette anche delle confidenze giocando e scherzando con me. Gianluca, ho messo la clessidra. Ecco, sì, andiamo. Ciao, ciao Massimo, buona ciao serata. Massimo, grazie. Buonanotte. Bene, a sabato 28. Buonanotte.
Buonasera a tutti, un saluto agli ascoltatori e buon lavoro. Ciao. Grazie, Massimo. Altrettanto. Buon proseguimento. Ciao, domani. Ciao Massimo. Ciao. Grazie. Allora, ciao. Ciao, allora Gian, tanto veloci che sono le 23:24, ecco, chiudiamo bellezza. Dai, adesso 23:24, ma no, voglio dire una cosa molto semplice, perché c'è stata una certa persona che ci ha detto che tu stai, hai iniziato, non so se hai preso le riprese con di Noi eravamo, Istituto Luce Baires, per la regia di Leonardo Tiberi, che è ambientato durante la Prima Guerra Mondiale. Indovina un po' chi ha detto questo. No, non ho dubbi chi te l'ha detto, comunque è un uccellino. Un uccellino che ha detto, vabbè, facciamo così, mettiamo così. No, Gianluca, no, a me, io volevo giusto, ne hai parlato prima un poco, però è giusto, è giusto parlare di questo tuo lavoro, perché bisogna dare anche dei meriti, insomma, al lavoro Che stai facendo. Ti ringrazio. E poi, come dicevi, Alfredo, penso che Alfredo sei d'accordo con me su questo aspetto. Ma questo è lo scopo di questa serata, ecco. Anzi, io vi ringrazio, perché poi so il vostro, in particolare tuo Rosario e di Alfredo, anche storico, il vostro affetto e la vostra riconoscenza nei miei confronti, quindi so che è genuina e la cosa è reciproca, quindi vi apprezzo. Parlami tanto. No, abbiamo 5 minuti. Vediamo se ci riesco. No, non ci riesco, ma no, dai, non mi voglio parlare di questo nuovo lavoro, anche perché non per segretezza, o perché diciamo così, non per svelare cose che non potrei, perché sai, quando si suol dire il set è blindato, si possono dire queste cose. È giusto, no, quello che è giusto è giusto. No, però diciamo che si tratta di questa storia praticamente della Prima Guerra Mondiale. Io faccio la parte di, anche lì, insomma, un personaggio, non è il personaggio principale, ovviamente, ci mancherebbe altro, non è che io arrivo e subito faccio, però è un personaggio che è a fianco ai protagonisti, quindi anche lui si vedrà spesso parecchio in diverse scene e attira praticamente l'attenzione per il suo modo di essere. E mi taglieranno i capelli, caro Saius, quindi non più. No, veramente. D'altronde andranno sfoltiti, perché non è che posso stare così. E poi anche la barba, quindi cambierò look, ovviamente. E sorpresa, sorpresa, forse la dovrò fare questa, non la vorrei svelare questa cosa. Ma in siciliano, non dico altro, non dire nient'altro. Ho detto troppo, sì, perché è una cosa che oggi con il regista, quando ci siamo incontrati, abbiamo un po' buttato lì e deciso, quindi, rovinandomi. Quindi, caro Gianluca, in bocca al lupo. Insomma, un grande in bocca al lupo e crepi il lupo. Grazie, dai, speriamo bene. Poi il 28 rinnoviamo l'appuntamento. Gianluca, vuol dire il 28 per tutti gli amici che volessero venire, perché insomma, l'entrata gratuita. Così non facciamo pagare nulla, voglio dire, che è quello che a scrocco. Oddio, tutti Gianluca è capace di offrire a Saiuz un caffè, dai. Adesso non esageriamo. Ma io ho detto a Saiuz è troppo forte questa, bella Saiuz, conoscendomi poi che io elargisco e sono molto generoso. È bella, no, perché quando è Gianluca, caro Alfredo, devi sapere, quando si stava insieme, si lavorava insieme, vero Gianluca? Pago sempre io. No, però era impossibile, doveva fermarsi sempre a bere e mangiare continuamente. È un pezzo, quindi mi meraviglia che c'è voluto il grosso schermo, appunto, perché è diventato il grosso Gianluca, perché non ci stavo più neanche nel piccolo schermo, però che vuoi, Rosario, queste sono piccole, diciamo, non per sminuirmi o altro, sono piccole gocce così, insomma, di cose che, però sono soddisfazioni. Sì, no, beh, quello sì, con tanta fatica e tanta. Scusate il termine sterco che uno mangia, non è che arriva così a caso, nel senso che tanta polvere, ecco, scusate, non so come è venuta questa, però con tanti sacrifici e adesso nulla è regalato e si paga forte. Rosà, io direi. Io direi l'ultima domanda la fa Alfredo, il padrone di casa. Torniamo nei ranghi, perché ci siamo soffermati su di me, su queste ultime cose. Però fatti fare le domande ad Alfredo. Sì, Alfredo, prima che fai la domanda, però voglio un attimo dire una cosa. Torniamo nei ranghi, nel senso che giustamente l'intervista fatta a ognuno di noi, per cui saluto anche gli altri che collaborano, è anche fatta per ricordare un po' quello che facciamo nel network, soprattutto. Oltre che come diceva Rosario, e vi ringrazio per i meriti che mi date, perché fa bene anche al network sapere, far sapere che chi collabora è, come nel
caso mio un professionista, un attore o altro, quindi da lustro anche a Radio Saius, è logico, come diceva giustamente in maniera corretta Rosario, e lo apprezzo anche per quello che diceva. Certo. Però è anche giusto che torniamo a parlare del network, di quello che io faccio qui con le trasmissioni e di quello che è stata la storia, perché caro Alfredo, e poi mi fammi pure la domanda, io mi ricordo il vaso di Pandora, mi ricordo quando dovevo leggere gli articoli tuoi, mi ricordo quando il riccio incazzato esatto. Queste cose, i primi tempi, poi ovviamente tu hai avuto anche le tue vicissitudini, che li facevo da lavorare, esatto, con i tempi serrati, poi stavo dicendo ognuno ha le proprie vicissitudini, quindi anche tu si è mancato per un periodo che poi non ci siamo più visti, io certo. Pure perché, ridendo scherzando, l'ultimo anno è stato deleterio per me per i vari impegni teatrali, di lavoro e non solo, e poi per purtroppo la pessima vicissitudine, dico così in maniera edulcorata, che mi è capitata, che comunque certo. Ecco, e quindi anch'io sono mancato per un po', adesso sono ritornato da qualche settimana un po' a pieno titolo, su richiesta, a grande benissimo, richiesta, questo è importante. Quindi parlando di noi, ricordo i primi tempi, caro Alfredo, quindi non solo quest'ultima trasmissione ma anche le altre che facevi, gli articoli che scrivevi, che devo dire condividevo molto. Saius, che faceva, parlando del mitico Saius, che io lo ricorderò sempre, che grazie a lui se siamo qui, ed è un merito che gli do perché è grandioso nel suo dar spazio a tutti, e lui faceva due chiacchiere con Saius, sì. Io mi ricordo, era bellissimo, e anche quando faceva due chiacchiere al Parlamento, quindi ok, ora sto zitto e mi puoi fare la domanda. Beh, la domanda penso che non ce ne siano altre da fare, perché io. È stato molto, cioè si è colto in pieno lo spirito di questa puntata, questo indubbiamente, che era proprio quello, come dici tu, di farci conoscere, perché come sempre facciamo la nostra trasmissione, finisce lì il tutto, e in definitiva quando siamo in trasmissione non è che ci si possa aprire più di tanto, però l'importante è conoscerci, collaborare, avere nuove idee, e ti seguiremo comunque nella tua carriera d'attore con molto affetto, speriamo che capita anche a Bologna la trasmissione di questo, o comunque nelle vicinanze, in modo da poter venire a intervistarti in diretta. Bah, volentieri, ti ringrazio. Qui tutti intervistiamo l'uno con l'altro. Ah, esatto. Speriamo sì. Che ci sia qualcuno che ci ascolti almeno. infatti. Beh, tra l'altro, volevo agganciarmi un attimo a una cosa. Mi fa piacere che finalmente, Luca, nella fattispecie, per le energie, per il tempo che ci sta dedicando, sta avendo il giusto e meritato successo, comunque ritorno. Che noi, diciamo, caro Alfredo, con Rosario, abbiamo tanto desiderato avere anche nella sì, ma sono nuove, e che purtroppo sangue nuovo ci vuole, e che purtroppo, caro Saius, non abbiamo purtroppo meritatamente avuto nella trasmissione dei due compari, che tutto sommato rimane una trasmissione che doveva nascere con l'intento di intrattenere nel 2011, lo sa, vero, quando siamo partiti, se non erro, quel 31 gennaio famoso, con un microfono da tavolo acquistato in qualche modo, e poi con le pubblicità che io facevo, vocali ovviamente registrate su un MP3 passate in computer, insomma con i potenti mezzi che avevamo, e che doveva essere una trasmissione di intrattenimento, ma prendendo spunto anche da notizie di attualità, di cronaca e quant'altro, e purtroppo però devo dire, invitando ospiti, però non abbiamo mai avuto quel meritato, secondo me, ritorno, se posso dire, come anche The Rock Band History, quella rubrica musicale che facevo ogni volta a settimana, che parlava della storia delle grandi band che hanno fatto grande rock nei decenni. Gian, ti fermo un attimo, perché sì? Io sfido chiunque a fare una trasmissione come quella, a parlare di rock senza far ascoltare la musica, però a farlo capire. Non è facile, perché riascoltando le vecchie delle puntate che ho riascoltato a suo tempo, perché ci deve essere qualcosa anche su YouTube, se non vado errato, e riascolto, perché sai, YouTube non avevo ancora sta verba, cioè andarmi in giro a mettere su YouTube, non avevo su Facebook, vero. E riascoltate quelle puntate, ti rendi conto che insomma ho capito qualche cosa su questa band, e cioè
è come se avessi ascoltato la musica nelle orecchie in sottofondo, no? Ma non c'è musica lì dentro, ci sono solo le parole di Gianni. Ti ringrazio, abbiamo fatto anche una grande puntata in video come esperimento con tutti gli effetti del Manicamp. No, ti ringrazio Saius dei meriti. Ovvio che poi ci sono altri conduttori, speaker nazionali ovviamente sulle radio che fanno delle belle rubriche, sì, tipo appunto queste che hai nominato, che ascolto ed è un piacere, anche perché ti raccontano gli aneddoti. Anche lì vedi, caro Alfredo, il problema è come al solito che essendo noi poi i creatori, gli ideatori, i produttori di noi stessi, nonché anche gli autori dei testi, e avendo sempre il tempo tirato ed essendo qui a titolo collaborativo gratuito, è ovvio che poi anche riuscire a starci dietro è stata un'impresa. Anche il dover fare i testi non era facile, all'inizio uno ci metteva tutto l'entusiasmo e tutto, poi come dicevo, se non hai un ritorno anche concreto di chi ti scrive o chi ti segue, pur vedendo comunque gli ascolti, è ovvio che col tempo un po' si affievolisce. Quindi mi fa piacere. È naturale, sì. Quindi mi fa proprio piacere e i complimenti ancora a Luca per aver trovato questa nuova formula, ma soprattutto con la fortuna anche di aver avuto questo ritorno che di cui gli do merito. E ripeto, mi fa piacere proprio perché essendoci passato so cosa vuol dire e sono contento, perché poi ne beneficia poi inevitabilmente e indirettamente anche tutto il network, si sa, insomma. Io vorrei, come conclusione di questa bellissima trasmissione, fare la domanda al Deus Ex Machina, che lui non può mai rispondere. Bravo, che non abbiamo intervistato. Perché non l'abbiamo ancora intervistato. Oh, ci ho provato a portarvi fino alla fine, ma... Dimenticherò il nome di un programma, ma non dimentico quello che devo fare. Caro Rosario, apriamo una... Ma di questo ne abbiamo parlato... Noi Luca ci troviamo, Gianluca ci troviamo tutti i pomeriggi ormai da anni a parlare, a sperimentare. Io sono la sua cavia quando deve sperimentare qualcosa. È vero. Adesso c'ho l'assistente e c'ho Alfredo. Finalmente ti sei comprato un assistente. Comprato è un termine grosso. Oddio, sì, chissà come l'ha comprato per convincerlo ad aiutarlo. Ma infatti sono rimasto molto perplesso, perché un giorno parlavamo di Luca e del suo bel lavoro che sta facendo, dice, ma è Ugo, ma non è molto interessato. Poi invece lo trovo finalmente con tanto piacere come aiuto regista, e anche molto bravo, devo dire. Sì, in gamba. Quindi, proprio. Mi ha fatto molto piacere. Apriamo una finestra nel futuro, perché bisogna sempre pensare al futuro, che è il tempo che ci interessa. Cosa prevedi di novità eclatanti, siderali, a parte che ormai stai diventando Berlusconi con i network, ma cosa prevedi nel futuro? Radio Sai, del network, parliamo del network. Ecco, del network, la cosa che più mi preme in questo, non solo in questo momento, ma proprio per il futuro, è quello di riuscire a gestire, riuscire a far nascere tante web radio in tante località d'Italia. Cioè, come abbiamo fatto adesso, con Radio Valdichiano, con Radio Reno, la tua Alfredo a Casalecchio di Reno, che riguarda e parla del diciamo delle problematiche del luogo, no? Di Casalecchio di Reno, del Bolognese, di Favaro Veneto, ecco, Radio Favaro Veneto. Ecco, mi piacerebbe che nascessero tante queste web radio in tutta Italia. Perché questo? Perché è come se avessimo alla fine un una redazione in ogni località. Diventa da unità unicellulare a pluricellulare. Certo, perfetto. Adesso si dicono a quest'ora, Gianluca, si dicono queste parolacce. Si possono dire. Però ecco, no, proprio per questo, raggiungendo questo, dopo il passo è semplice, perché alla fine, facendo poi come stiamo facendo adesso,
tutte le nostre dirette, tutte le nostre trasmissioni in dirette, che vanno, come dico sempre, tra virgolette, a rete unificata, come vi prendono sempre in giro, a rete unificata. Tu immagina soltanto avere 50-60 web radio che a reti unificate mandano una nostra, cioè una diretta del network, perché non è la nostra. Infatti, perché una diretta come questa è del network, diventa, non diventa di Radio Science solo, ma di tutti quanti, di tutte quelle web radio che partecipano. Anche perché, come ne parlavamo tempo fa, la tendenza adesso dell'informazione, scusate, la tendenza che si sta aprendo in questo periodo e nel futuro è quella delle reti di questo genere, non più reti di Stato, non più informative diciamo modificate o addomesticate, ma tante blog, tante reti, tante radio, tanti video che gestiscono il locale, e questo mi sembra una cosa molto importante. Ci riusciremo, Alfredo. Ah, ma certo, perché ma certo, il nostro compito è quello di riuscirci per dare stiamo parlando di 40 anni fa, 30 anni fa. Che ci chiedevamo, ma che cos'è internet? Ti ricordi, a Modena ce l'aveva l'Università di Modena, ce l'avevamo noi. Certo, io ero a Bologna insieme a altri 5. Cioè, tu a Bologna, io a Modena, e avevamo insomma questa rete. Bene. Di passi se ne sono fatti, ce ne sono ancora tanti da fare. Certo. Io vorrei concludere qua questa trasmissione, perché sono le 23:40. Caro Gianluca, abbiamo sforato, abbiamo fatto due puntate di Don Chisciotte stasera. Ecco, vorrei dire un'ultima battuta. Sì. Tra qualche anno produrremo un film noi, io e Rosario, sulla storia di Radio Science. Ah, bellissimo. No, ma non troppi anni però, perché già sono vecchietto, quindi non troppi... Ah vabbè, questo altrante facciamo, dai. Sì, scherzi a parte. Io caro Alfredo e anche Sainz, volevo dare veramente, concludere, insomma, poi anche, no, anche se non concludo si sa, che tanto è lunga, volevo dare veramente un merito di cuore e un plauso a Saius, perché anche in queste ultime parole mi ha commosso, mi ha smosso dentro l'affetto che ho nei suoi confronti, vero, e anche lui penso nei miei. Adesso lo rinnegherà subito. 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 Noi perché ci conosciamo da 30 anni, credo. Penso. Quasi 25-30 anni. Il grande pregio di Rosario è che l'ha portato qua, essere testardo, quindi è un grosso pregio il suo. Sì, in questo caso sì. Perché non cede, io più cedo più volentieri, però lui non cede mai. No, lui no, inesorabile. Lui è lento come il teaser, come si autodefinisce. Però sì, un merito che gli volevo dare, che è delle parole che ha detto poc'anzi, no, parlando quando tu gli hai fatto la domanda il futuro come lo vedi o cosa bolle in pentola o cos'è, è stato bello perché lui come sempre ha fatto un discorso che mi è piaciuto molto, e questa è la grandezza che io ogni puntata dei due compari vado a sottolineare, che da grande uomo quale lui è non ha pensato a se stesso ma agli altri. Sì, quello mai. E questo io lo adoro, per cui ma adoro. Quante volte lo sgrido. Sì, perché lui io anche a te stesso. Io lo adoro perché lui è di una correttezza unica. Tutte le persone che io ho portato qui in radio, anche per collaborazioni o quant'altro, al di là del fatto di come siano andate, tra cui uno dei primi fu Massimo, per cui è nata questa bellissima collaborazione, per cui non è che solo mi pregio ma mi fa piacere, è che lui è sempre stato molto corretto e ha dato spazio subito di parola prima agli altri, poi se gli altri si comportavano bene di conseguenza continuava, se no nella sua testardaggine giustamente ci dava un taglio. Però mi è piaciuto il suo discorso perché ha detto il fatto che
vedi, non è egoistico ed egocentrico, perché ha detto vorrei che nascessero altre 50 radio come queste, quindi non è che ha pensato alla sua che abbia visibilità, poi ovvio indirettamente ci sta, perché se poi fai una trasmissione che va in onda in altre radio è ovvio che divulgano anche la tua, però il suo primo pensiero non è stato quello di dire mi auguro che sarà sempre di più, che anzi ha pensato alla concorrenza, perché avere altre 50 radio vuol dire che devi suddividere il pubblico e dividertelo con altri 50, quindi vuol dire che il tuo si abbassa inevitabilmente, è proprio un dato di fatto di numeri. Invece lui no, è verissimo. E io questo lo apprezzo tanto di cuore, perché gli voglio un bene dell'anima, ed è giusto che anche lui si prenda i suoi meriti, come lui dà a me i miei meriti, perché su questo lui è veramente eccezionale. Lo sa benissimo. Non piangere, lo sa. Stavo piangendo adesso. Ci sono dei giorni che onestamente lo ammazzerei, però dopo dico no, ha ragione, non c'è niente da fare. No, poi ripeto, è un grande, perché poi come dico veramente ogni volta nelle puntate dei due compari, lunedì sera, quando abbiamo gli ospiti, lui dà veramente spazio a tutti, ma lo dà sul serio, non è egoisticamente chiuso o no, lo dà, lui dà spazio a tutti veramente, non è un modo di dire o di fare. No. E mi è piaciuta quest'ultima sua affermazione, per cui anche bello lo spirito di Radio Saiuz, che è rimasto questo praticamente, pensare da dove è partito Rosario con la prima web TV, poi all'epoca, come dicevate voi, quando internet non si sapeva cos'era. Indubbiamente. E quindi. Va bene, io vorrei concludere questa splendida, splendida trasmissione con due cose che sono un po' riassunto di questa trasmissione. Innanzitutto, osate, chi ha un po' di tempo, un computer e un tecnico come Rosario a disposizione, di aprire un blog e di aprire una radio. Primo. Secondo, abbiamo bisogno di collaboratori. Abbiamo tante fasce scoperte, forse riuscirò a coprire tramite un mio amico la pallacanestro, il calcio e il cinema, ma abbiamo tante altre cose di cui parlare e che noi non siamo a conoscenza, ecco, perché non possiamo sapere tutto. Quindi chi ha un po' di conoscenza specifica di qualche argomento interessante, di farsi avanti. Questi erano i miei due annunci importanti. Benissimo, caro Alfredo. Allora, facciamo salutare Gianluca. Gianluca, certo. Vuoi fare un piccolo saluto? Un piccolo però, eh? Sei sicuro, Rosario? Perché guarda no. Che è una cosa. E allora io ti diamo fino a mezzanotte. Fino a mezzanotte, oddio, non l'avessi mai detto, Alfredo. No, salta la diretta, perché parte il palinsesto, sì. Esatto, che non è The Rock Band History come i vecchi tempi, ma sarà qualcos'altro. Che dovevamo chiudere prima di mezzanotte, sì. È il bello della radio libera, anche diciamo, no, vero? Eh sì, che non abbiamo la costrizione della pubblicità, coso commerciale, o degli orari, che oddio, poi è anche vero, tornando al discorso, però ci starebbe bene, perché un po' di ossigeno onestamente ci permetterebbe di campare un po' meglio, o più che di campare, di avere un minimo di sostentamento, che in questo momento si accolla tutto il mitico Rosario, anche in questo è grande, per cui tanto di cappello, e in passato un po' noi, un po' tutti, insomma, ci siamo dati da fare, quindi anche quello è da ricordare. Io allora saluto tutti, chiedo scusa magari ad Alfredo e quindi ai padroni di casa con Saiuz, se ho preso troppo la parola, perché mi rendo benissimo. Conto che poi più umano e divento quasi io il padrone, conduttore, presentatore di mi rendo conto, quindi non volevo sembrare indiscreto o inopportuno. Vi ringrazio intanto dell'enorme spazio che mi avete concesso parlando anche di me, vi ringrazio della vostra attenzione e affetto, tu Alfredo e tuo di Rosario, e con cui mi seguite. E cosa aggiungere? Salutiamo tutti gli amici che ci ascoltano da tutta Italia, un abbraccio ai nostri connazionali all'estero, come dico sempre, perché sono il nostro punto di forza e diamo forza anche a loro, perché so cosa vuol dire stare fuori in un paese straniero, fra virgolette, che magari ti accoglie bene, dove ti trovi bene, però è sempre diciamo così un punto di forza avere magari qualcuno che è dal tuo paese d'origine, che so che quando sei lontano cosa soffia nel cuore,
è importante, esatto. E quindi un caro saluto a tutti quelli che ci ascoltano da tutto il mondo, da oltreoceano anche, oltre che qui nella magnifica e splendida, sempre stupenda Europa. E poi, caro Saius, un saluto a tutti i nostri partner, un saluto a te, Alfredo, grazie che anche tu collabori continuando a mantenere vivo questo spazio. Come dicevi, c'è spazio per tutti, non solo perché abbiamo bisogno di collaboratori, ma anche chiunque si voglia testare e provare anche a fare qualcosa. Ecco, come dicevi tu, Alfredo, per argomenti quali lo sport o altre cose, magari se avete a cuore un argomento di cui volete e vorreste portarne a conoscenza gli altri, potrete avere benissimo lo spazio dedicato a voi. Se poi va bene, lo spazio continua, si può testare per un periodo. Saius è di larghe vedute e un buon uomo, quindi contattateci pure. Grazie e poi, per il buon uomo. Un bell'uomo, e poi naturalmente diciamo un bell'uomo. Un ringraziamento a tutti coloro che ci seguono e ci supportano. Perfetto. Ecco, vi aspettiamo lunedì prossimo, lunedì sera, con i due compari più uno, la diretta dei lunedì alle ore 22, alle 10 di sera, CT, Central European Time, orario italiano, dovevo dirla. Dovevi e poi dirlo, il martedì sera, è vero, il martedì sera con te, Alfredo, giusto? Sì, sì, esatto. Col Doc Shot avrò un piccolo periodo vuoto per trasloco e varie cose, ma fin dove posso avere la linea ci sarò, ecco. Perfetto. Quindi poi Saius, abbiamo c'è problema. Ottimo, bene, quindi aspetteremo il tuo ritorno e poi il giovedì sera con Social Network, questa grande trasmissione Social Evolution. Qualche... Evolution, sì, Social Network. Ma, c'è ancora il nostro assistente alla regia? Sì, ecco, saluta, ecco. Assistente. E un saluto al grande testa di caso, il mitico Ugo, che segue tutto insieme a Saius, a Rosario. Certamente, un valido aiuto. Un abbraccio a tutti e ci sentiamo alle prossime. Grazie Alfredo dell'ospitalità. Grazie della tua partecipazione. Un abbraccio, grazie infinite grazie, di cuore. Ciao Saius. Ciao ragazzo. A tutti. E anche questa puntata, naturalmente, come tutte le altre, va in podcast e quindi in replica e si può ascoltare nelle nostre pagine, Rosario, giusto? Sì, sì, sì. Grazie, ricorda tu quando, perché io non lo so. Tutte. Ciao benissime. A tutti, vi aspettiamo. Un abbraccio dal vostro caro Gianluca a tutti. Grazie ancora. E andiamo in chiusura. Ciao. Buonanotte a tutti quanti. Buonanotte. Ciao, ciao. Ciao! Where'd you be?